quindi vediamo in modelli, modello di piccolo segnale del FET. Allora, noi usiamo la notazione che abbiamo imparato nel caso dei diodi, quindi la lettera minuscola e il pedice maiuscolo per indicare la grandezza complessiva e come abbiamo visto delle caratteristiche, la ID è funzione di VDS e di VGS. Allora, rispetto al caso del transistore bipolare che abbiamo visto insieme, in realtà qui la situazione è un pochino semplificata. Perché è semplificata? È semplificata per il fatto che la corrente nel ramo di controllo, quindi la corrente di gate in questo caso, è nulla o praticamente nulla. Quindi lo scrivo qui, nota, la corrente di gate IG è praticamente nulla. Per essere precisi è esattamente nulla, diciamo, nel caso di un MOSFET, perché c'è un isolante che separa il gate dal canale, ed è molto piccola, tanto da considerarsi praticamente zero nel caso di un JFET, perché nel caso di un JFET è la corrente di saturazione inversa di una giunzione PN, quindi insomma, corrente tipicamente molto molto piccola. Il fatto di mettere a zero la IG fa sì che l'unica corrente che ci interessa è la ID, e che è funzione delle altre due tensioni rispetto alla tensione di source. Quindi queste, se io rappresento una cosa del genere, questa funzione mi descrive le caratteristiche a source comune. A source comune. Dove quindi questo è il gate, questo è il source e questo è il drain. Vedete, quindi io devo avere come tensioni di controllo la VGS e la VDS, e l'unica corrente che conta è quella tra il drain e il source, perché nel gate non passa corrente. Va bene? Allora, com'è che si procede? E si fa al solito, nel caso del modello piccolo segnale, un'espansione di Taylor al primo ordine. Quindi scriviamo la corrente come la parte costante più la parte variabile, e quindi anche le due tensioni da cui questa corrente dipende le scriviamo come parte costante più parte variabile. E poi a questo punto procediamo con l'espansione. Abbiamo il termine di ordine 0, quindi la corrente calcolata per VDS grande e VGS grande. E poi abbiamo calcolata nel punto di riposo per la variazione di VDS più DID su DVGS calcolata nel punto di riposo. Qui ricopio quello che ho scritto. Ora ovviamente vale quello che abbiamo detto sempre. Ops, prendiamo il giallo perché è meno scuro. Questa corrente D corrisponde alla corrente D calcolata nel punto di riposo, giusto? Quindi questo termine, questo semplifica, quindi il modello di piccolo segnale è la relazione tra le grandezze minuscole, no? Quindi questa quantità qui, che cos'è? È la derivata della corrente d'uscita rispetto alla tensione d'uscita, vedete? Quindi è per definizione una conduttanza differenziale d'uscita.
spesso si indica con la lettera G0. G indica, è la lettera che tipicamente indica la conduttanza, quello 0 in realtà, ho sbagliato, non è uno 0, è una O, sta per output. Questa qua invece, la dovreste riconoscere, è una cosa che dimensionalmente è una conduttanza, ma lega la corrente d'uscita alla tensione sul nodo d'ingresso, no? Quindi è una transconduttanza. Questa è la transconduttanza. E si indica con la lettera C, pedice M. D'accordo? Quindi questa espressione, riscriviamo l'espressione del modello di piccolo segnale. Ci siamo? Ho quindi ID piccolo uguale a GM VGS più GO VDS. Una volta che ho scritto questa, e poi l'altra espressione implicita, ma la scrivo, esplicitiamola un attimo perché è utile. Poi ho l'altra espressione che IG piccolo è uguale a 0, cioè la corrente gate è nulla. Questo implicitamente l'avevo detto prima, ovviamente vale anche questo. Allora, questo qua sopra è il modello di piccolo segnale. E ovviamente una volta che ho il modello posso disegnare l'equivalente grafico, cioè il circuito equivalente di piccolo segnale. Come è fatto? Vabbè, questo è G, questo è S, questo è D. Questo è VGS, la corrente di gate è nulla, quindi basta fare un circuito aperto al gate. Qua la corrente di drain invece, che è questa, vedete? È la somma dei due termini. Un termine GOVDS, che è una resistenza di valore 1 su GO. Vedete, se questa è la VDS, la corrente che passa in questa resistenza è VDS per GO, ok? Più questo termine GMVGS è un altro termine di corrente, ma chiaramente stavolta questo si scrive bene come un generatore di corrente controllato dalla tensione VGS. Quindi qui metto un generatore di corrente GMVGS. I due termini sono in parallelo perché devo fare la somma delle correnti. D'accordo. Ora, questo è valido per piccole, per basse frequenze. In realtà, se voglio considerare comportamento a frequenze un po' più alte, come abbiamo fatto per il diodo e per il bipolare, dobbiamo anche considerare le capacità interne. Ah, vediamole insieme. Capacità interne a un FET. Beh, è piuttosto semplice il ragionamento. Cerchiamo di fare un ragionamento che valga sia per il JFET sia per il MOSFET. Allora, prima disegniamo il JFET. Vi ricordate com'era fatto, no? Avevamo questi due contatti. E quelli che rappresento io sono disegni di principio, poi dispositivo vero è tipicamente abbastanza più complicato. Insomma, allora, come è fatto questo? C'è il source, il drain, il gate, ok, immagino i due gate siano collegati, e poi immaginiamo i due gate siano collegati. Ole.
questa è la zona P, questa è la zona P, questa è la zona N. Questo è un N-JFET, cioè un JFET a canale N. Allora, ecco che cosa abbiamo. Le evidenzio in dettaglio. C'è un'aggiunzione PN tra il gate e il canale. Il canale è collegato sia al source sia al drain. Allora, quando ho un'aggiunzione PN polarizzata inversamente, voi sapete che c'è una capacità tra la zona P e la zona N, che è la capacità della zona di svuotamento. Ora, poiché la zona N è legata sia al source sia al drain, per schematizzare la cosa si rappresenta questa capacità della zona di svuotamento con due capacità, una che lega il gate al source e un'altra che lega il gate al drain. L'origine di questa divisione qual è? Che se io cambio la carica sul gate, alla capacità della zona di svuotamento deve arrivare un'altra carica nel canale. Questa carica che arriva nel canale verrà parte dal source, parte dal drain, e in proporzione alla parte che viene dal source e alla parte che viene dal drain suddivido la capacità verso il source o verso il drain. D'accordo? Quindi avrò una carica CGS che è questa, una capacità CGS, scusate, che è questa, e una capacità CGD che è questa. La somma di queste due capacità mi dà la capacità complessiva della zona di svuotamento dell'aggiunzione del JFET. D'accordo? Allora, quello che si assume è che in regione lineare, quando la VDS applicata è piccola, queste due capacità siano praticamente uguali, perché il dispositivo è simmetrico, quindi non c'è motivo per cui le due capacità siano diverse. Quindi in regione lineare io all'incirca avrò che CGS è uguale a CGD. Lineare vuol dire per VDS molto piccolo, d'accordo? In saturazione, invece, vi ricordate, il canale è molto più ricco vicino al source ed è praticamente strozzato vicino al drain. Quindi avrò una situazione differente, la capacità verso il source sarà più grande della capacità verso il drain. Ok? Tipicamente un fattore tipo 2, circa il doppio, ma un po' meno del doppio, poi dipende dai casi. Comunque diciamo maggiore. Per un MOSFET, ora non l'ho disegnato, ma vale lo stesso ragionamento. Perché? Perché anche un MOSFET, vi ricordate, se rappresento un MOSFET a canale N, è fatto così, ho i due. Pozzetti. Ho poi i contatti. Anche qui c'è una capacità tra il gate e il canale, ovviamente, è proprio una capacità a facce piane parallele, no? C'è il contatto di gate, poi c'è una fetta di ossido e c'è il canale sotto. Okay. Di nuovo questo canale è collegato sia al source sia al drain, quindi quando vado a cambiare la carica sul gate, la carica nel canale cambia, no? Come cambia sempre una capacità, e parte verrà dal source, parte verrà data dal drain. Quindi posso suddividere la capacità in una capacità tra gate e source e una capacità tra gate e drain. Il ragionamento è perfettamente analogo. Quando la VDS è molto bassa, siccome il dispositivo è simmetrico, non ho nessun motivo di dividerlo in modo differente. Quando la capacità è invece quando la VDS è grande in saturazione, il canale è molto più ricco verso il source, quindi la capacità gate source è più grande di quella gate drain. Quindi questa scritta in verde vale in generale. Beh, a questo punto possiamo completare la
descrizione del circuito equivalente piccolo segnale, mettendo anche le due capacità. Dunque qui metto il gate, questo è il source, questo per essere precisi è un circuito source comune, ma insomma tanto quello guardiamo. Dunque tra drain e source abbiamo il generatore di corrente GMVGS e l'area resistenza RO che è 1 su GO, questa è la corrente di drain. La corrente di gate in continuo è nulla, ma adesso rispetto all'alternata devo aggiungere le due capacità. La capacità tra gate e source, che sta appunto tra il gate e il source nel circuito, e la capacità tra gate e drain, che sta tra il nodo di gate e il nodo di drain. Quindi questo è il circuito completo. Quindi avrò questa qua, è la VGS, questa qua è la VDS. Dunque, come si ottengono questi parametri di piccolo segnale? Vediamo prima i due parametri validi in continua, cioè GM e GO. Ecco, in questo caso dobbiamo distinguere tra JFET e MOSFET. Facciamola. Guardiamo prima il JFET. Allora, cosa sappiamo del JFET? Noi abbiamo visto le caratteristiche che sono fatte così, abbiamo detto, considerando anche la resistenza d'uscita, abbiamo... Vi ricordate IDSS, cioè il valore della ID quando VGS è nullo, per 1 meno VGS su VP al quadrato, e poi l'effetto di modulazione della lunghezza di canale lo consideravamo con questo termine 1 più lambda VDS. Ora mettiamocelo dentro, perché è questo termine 1 più lambda VDS che mi dà un valore di GO non nullo. Allora, questo è un JFET a canale N, scriviamolo perché non è uguale la cosa. Allora, graficamente sappiamo com'è la situazione, no? Graficamente noi abbiamo una situazione di questo tipo. Qui c'è il D, qui c'è VGS. Questa quantità negativa è VP, la caratteristica è fatta così, no? Questo punto di intercetto è IDSS. Allora, per definizione GM, vi ricordate, deve essere la derivata di ID rispetto a VGS nel punto di riposo, ok? Quindi se questo è il punto di riposo, graficamente io non devo far altro che calcolare la pendenza di questa retta. Giusto? Il GM è la pendenza di questa retta. Questa retta è ID in funzione di VGS a VDS costante. Quindi la pendenza è esattamente la derivata parziale. Va bene? Quindi se avessi il grafico io non dovrei far altro che prendere e determinare il punto di riposo risolvendo graficamente l'equazione retta di carico caratteristica e poi dopo calcolare la pendenza. No, piuttosto facile. Se ho l'espressione analitica, che è più approssimata del grafico in generale, perché il grafico, se uno lo guarda bene, non assomiglia granché a una parabola. Comunque, se volessi far così, se volessi fare dalla cosa analitica, vedete, io che cosa dovrei fare questa derivata. Se faccio questa derivata, che cosa succede? Semplicemente mi viene questa espressione, tolto questo quadrato perché mi viene soltanto un 2, poi mi viene meno 1 su VP, mi viene un 2 a calare e poi 1 su VP a
sa moltiplicare. Ve lo faccio per esteso. Mi viene 2 volte IDSS qui mi viene 1 meno VGS su VP, poi devo fare la derivata di questo che è meno 1 su VP. Col segno meno, e poi 1 più lambda VDS, va bene? Se guardo bene questa espressione, in pratica tutto questo è ID diviso 1 meno VGS su VP, quindi questo lo posso scrivere come 2 ID grande diviso VGS meno VP. Guardate, vi torno al discorso, perché ripeto, questo termine IDSS per 1 meno VGS su VP per 1 più lambda VDS è questa roba qui diviso 1 meno VGS su VP, e quindi moltiplicato per questo da questo, quindi GM viene questa quantità, la caratteristica d'uscita invece, vediamola prima graficamente. Per vedere graficamente ho bisogno di vedere il grafico ID in funzione di VDS, è un grafico che è fatto all'incirca così, vi ricordate, no? Allora, mi interessa la zona di saturazione. Questi grafici sono fatti a VGS crescente, ogni curva è a VGS costante, quindi la pendenza è la derivata, e devo fare GO uguale a DID su DVDS, calcolato nel punto di riposo. Se questo è il punto di riposo, questa derivata parziale è la pendenza della tangente alla caratteristica nel punto di riposo, cioè questa linea verde che ho segnato. Quindi posso estrarla di nuovo abbastanza bene graficamente. Questa pendenza è GO. Analiticamente è ancora più semplice, perché devo fare questa derivata. In pratica, quando faccio questa derivata, mi viene fuori tutto questo per lambda. Tutto questo è ID diviso 1 più lambda VDS, quindi mi viene ID diviso 1 più lambda VDS per lambda, che siccome 1 più lambda VDS è molto vicino a 1, è approssimativamente uguale a lambda per ID. D'accordo? Quindi abbiamo visto a sinistra come si fa graficamente, a destra come si fa analiticamente. Ripeto, in generale è, direi, più precisa la cosa grafica rispetto a quella analitica, perché le curve sono abbastanza approssimate. Quindi la derivazione analitica sembra precisa, ma si parte da un'espressione parabolica che non è tanto accurata, no? Quindi è un'apparente precisione. Come spesso succede, bisogna stare sempre attenti quando si valuta un modello o qualunque cosa. La precisione apparente è, perché uno parte da delle assunzioni, poi lì comincia a essere tutto rigorosissimo, però se le assunzioni sono molto approssimate, è solo un'apparenza di rigore quello che c'è dopo. Questa cosa succede spesso in tante discipline, specialmente per tante discipline economiche, per esempio, frequentissimo, che sono 6 postulati iniziali che sono effettivamente abbastanza, come dire, arbitrari. E approssimate, poi si deriva tutto così e sembra che tutto sia rigorosissimo. Il problema è che all'inizio, cioè, il postulato iniziale non è particolarmente solido. Prego. È lo stesso, sì. È lo stesso. Beh, è una notazione, è difficile che sia
come dire, perfettamente consistente, perché vabbè, sono derivate parziali, è un'unica funzione, no? È la stessa funzione che io... Oh, aspettate. Per consistenza con quello che ho scritto prima, devo scrivere minuscolo. Però, ripeto, è... Sì. 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 È la VGS grande è questa quantità. Ma a derivare cosa? Sì. Ma io... no, no, ma perché... Dunque, innanzitutto, allora, cerchiamo di capire questo. La notazione è una notazione che ha un, come dire, un totale grado di arbitrarietà, perché nel momento in cui io scrivo che VGS è uguale a VGS grande più VGS piccolo, io posso derivare rispetto a qualunque cosa, per definizione. Poi sto dicendo che nel caso che sto considerando... Assumo che la VDS sia costante, ciò non toglie che possa derivare rispetto a quella quantità. Derivare rispetto alla costante vuol dire assumere che la costante possa avere due valori diversi. Non voglio dire, se scrivo V uguale A per X e dico che A è costante, io posso fare una derivata di V rispetto ad A. Il fatto che sia costante non vuol dire che non possa derivare. Il fatto che sia costante vuol dire che nel tempo non varia, ma che io possa funzionalmente fare una derivata rispetto a A, rispetto a x, oppure se scrivo f uguale, v uguale a g, a una certa... Aspettate. V è uguale a una certa funzione di una quantità x più una quantità a. X è un'incognita, è una costante, v dipende dal tempo. La derivata di f rispetto a x rispetto a A rispetto a V è la stessa. Non, il fatto che sia costante, sia variabile, non vuol dire che non posso fare una derivata. Ok? Cioè, non, queste sono due cose distinte. Ok. È costante nel senso che in questo caso specifico io assumo che, come dicevamo prima, il valore... Io assumo di dividere una certa funzione VGS variabile nel tempo, una componente che nel tempo rimane costante e una componente che nel tempo varia, però il derivato ovviamente posso fare. Allora, andiamo avanti e vediamo per i MOSFET a canale N. Concetto è esattamente lo stesso, e la cosa che è diversa è che chiaramente, come se vi ricordate, l'espressione è distinta. Allora, io scrivo per i MOSFET l'espressione valida in zona di saturazione, perché è la zona che ci interessa per il modello di piccolo segnale, no? Quello in cui il transistore si comporta come un generatore di corrente controllato da tensione. Scriviamo un'espressione di questo tipo. Graficamente questo che cosa mi dice? Beh, prendiamo per la transcaratteristica innanzitutto. Noi vi ricordate, abbiamo una transcaratteristica fatta così, che è parte da VTH e per VGS maggiore VTH è parabolica. Quindi il GM vuol dire la pendenza della transcaratteristica nel punto di riposo, come al solito, quindi GM è dE ID su dVGS calcolato nel punto di riposo. Quindi graficamente questa pendenza, analiticamente devo fare questa derivata e viene più o meno la cosa che abbiamo visto prima, cioè viene un due volte ID maiuscolo parte nel punto di riposo diviso VGS meno VTH. In pratica, se faccio questa derivata mi viene un 2 e questo termine non è più al quadrato ma è alla prima, quindi poi va calcolato in Q, quindi sostituisco ID e VGS le maiuscole
E chiaramente questa espressione senza il quadrato è uguale a L di grande diviso VGS meno VTH. Il 2 viene perché derivo, viene facendo la derivata di questo termine al quadrato. E assomiglia, se, no, se notate, assomiglia a quella del JFET. Nel JFET c'era VGS meno VP, qui c'è VGS meno VTH, insomma, sono parenti strette. E dipende dal fatto che in tutti e due i casi è un'espressione parabolica, quindi insomma con le derivate sono fatte nello stesso modo. Per il GO devo fare l'analisi delle caratteristiche d'uscita, qui c'è poco da dire, no? In pratica l'abbiamo già visto insieme. In pratica le caratteristiche d'uscita sono fatte esattamente nello stesso modo, quindi devo prendere il punto di riposo e GO è la pendenza della caratteristica nel punto di riposo. Quindi qui devo fare GO uguale a DID su DVDS calcolato nel punto di riposo. E se lo vedete, qua faccio questa derivata, mi viene un lambda per ID diviso 1 più lambda VDS. Lambda ID diviso 1 più lambda VDS che posso approssimare con lambda ID. Questa è esattamente la stessa espressione che avevamo trovato per il JFET. Allora, completo questo ragionamento semplicemente dicendo alcune cose sui JFET e MOSFET a canale P, perché finora non ho detto niente e non voglio dire niente praticamente a dire la JFET a canale P e MOSFET a canale P. Non dico niente perché è esattamente uguale a quella a canale N, vi dico soltanto le cose diverse di cui non si deve preoccupare. L'uno, come si ottengono il MOSFET a canale P e i JFET a canale P? Semplicemente si deve cambiare la natura di ciascuna zona. Le zone che sono P diventano N, quelle che erano N diventano P e otteniamo da un MOSFET a canale P corrispondente a un MOSFET a canale N e viceversa. Che cos'è che cambia? JFET a canale P è rarissimo, ok? Non è che praticamente io non ho mai visto uno. Che cosa cambia? VP è maggiore di 0. Mentre invece nel MOSFET a canale N è negativo, e anche VGS è maggiore di 0, mentre invece VDS è minore di 0. Ma devo tenere presente questi cambi. Va bene? Il simbolo è fatto così perché l'aggiunzione sta dall'altra parte. Tenete presente questa cosa che è importante, eh? Nei JFET a canale P e anche nei MOSFET a canale P sarà vero, il source è a tensione più alta del drain, perché la corrente va dal source verso il drain. I portatori vanno sempre dal source verso il drain. Nel caso dei JFET però i portatori sono dei JFET a canale N i portatori sono elettroni, quindi la corrente va dal drain al source. Nel caso del JFET a canale P, i portatori sono lacune, quindi se vanno dal source verso il drain, anche la corrente va dal source verso il drain. D'accordo? Quindi, nel MOSFET a canale P vale ragionamento simile, VTH è negativo, mentre invece in quella a canale N è positivo, la VGS è negativa e anche la VDS è negativa. Bene, quindi cambiano queste cose. Devo tenere presente soltanto questi cambiamenti di segno. Poi le relazioni grandi non cambiano. Il simbolo è fatto così. Se lo rappresento a quattro terminali. Oppure è fatto così,
se lo rappresento a tre terminali, se non esplicito il contatto di substrato di bulk. Il MOSFET HNIP è molto molto utilizzato. Diciamo, mentre il GFET HNIP è praticamente in disuso, ci sono tanti MOSFET a canale P quanti a canale N. Ok? Praticamente non ci sono distinzioni. Sono specialmente valido per la logica digitale, dove il rapporto è 1-1 fisso. Per applicazione analogica un po' dipende. Ok.